già come dire votata sia all'assemblea organizzativa di Catania dell'8 ottobre. Do la parola al segretario generale per l'illustrazione del punto. In Sicilia e a Palermo sciogliere è un brutto termine. Noi abbiamo non solo puntualizzato in un incontro episodico che abbiamo avuto con l'assessore a bilancio le difficoltà di sistema, che bisogna uscire dalla crisi investendo e innovando soprattutto in infrastrutture per creare quelle condizioni di potenziale attrattività delle industrie che sono indispensabili nel nostro territorio. Non si può continuare a vivere di pubblico impiego allargato, questo ci rendiamo conto, ma è indispensabile creare le condizioni per dare risposte a migliaia e migliaia di giovani in cerca di occupazione. Tocchiamo picchi significativi, oltre il 60% dell'occupazione giovanile è andata in difficoltà e quindi necessita una politica di sviluppo e che crei realmente posti di lavoro reali e duraturi nel tempo. Beh, sulla politica dei trasporti c'è tanto da fare, bisogna capire bene gli importi che sono previsti in finanziaria per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, così come bisogna creare le condizioni di una nuova governance per la questione dei rifiuti, che sono settori importanti, delicati, che servono a veicolare la civiltà di una regione. E purtroppo siamo arrivati a toccare il minimo storico su questi versanti, bisogna invertire la tendenza e individuare un percorso condiviso con le forze sociali, indispensabili per creare quelle condizioni sempre di sviluppo indispensabili alla nostra realtà. Dovrebbe cominciare a pensare di fare diversamente, per esempio per quello che sta facendo su ANAS. Vediamo nei decreti cosiddetti collegati alla riforma della pubblica amministrazione, quindi Madia, che ANAS viene completamente lasciata prigioniera di lacci e lacciuoli da pubblico impiego, quando servirebbe invece una diversa strutturazione per poter liberare le risorse proprio tecniche, oltre che quelle economiche che già ci sono, per cambiare totalmente la viabilità e i collegamenti. Se pensate che è previsto che anziché assumere nuovi ingegneri, nuovi architetti e nuovi tecnici, la Madia prevede la ricollocazione degli esuberi da pubblica amministrazione, già dal senso di un, secondo me, di non aver capito, di non voler capire qual è il cambio di passo che serve assolutamente. Sono molto fiducioso invece per il piano, nuovo piano industriale delle Ferrovie dello Stato, che però sta tardando a uscire. Hanno parlato di attendere altri 2 mesi e probabilmente bisognerebbe velocizzare di più le cose, perché non basta inaugurare solo qualche stazione metropolitana a Palermo, l'isola ha bisogno di essere maggiormente collegata col continente, ma soprattutto di essere meglio collegata al suo interno.